punta dritta verso il sud ad abbreviare la distanza che la separa dal primo ostacolo montano. Distesa sulla loira, Saumur accoglie un plotone eccitato dalle disposizioni combattive di qualche scavezza collo. Ma nessuno dorme sugli allori e la vita è resa impossibile ad ogni fuggitivo. Nel mezzo del grotto, Kubler vada ai rifornimenti assicurati dalla solerzia dei gregari. Ma in coda tutto è purtroppo finito per Maes, caduto rovinosamente con una clavicola spezzata. Ai bordi della strada la sfortuna gli ha tarpato le ali. Il tour non può voltarsi indietro. C'è sempre una meta da raggiungere. Così a Tuar sfilano tutti i protagonisti in una corsa senza tregua. Il plotone è compatto e per ora non è lecito romperne l'armonia. Gino Bartali, numero uno della corsa, ne tiene saldamente le redini. Ma al rifornimento di Parthenay sta in agguato il primo colpo di scena. È fuggito Meunier e invano l'Emiliano di Francia gli si butta sulle tracce. Nel gruppo però la reazione viene subito organizzata. Fa largo ad un ardito plotoncino che spinge con tanta forza da perdere ben presto per la strada buona parte dei componenti. L'andatura supera i 40 orari, anche Meunier viene gradualmente costretto alla resa. Sul ponte del Touré gli inseguitori restano in 7, ma soltanto i 3 più forti, Mani, Ockers e Bobet, potranno coronare la loro galoppata. Dalla 1004 della radio italiana si fa il punto della situazione. In testa Bobet, Magni, Ockers e Meunier filano di conserva e passano da Saint-Exupéry in vantaggio di 2 minuti. Magni si sente in forma e prepara le sue armi. Siamo ormai a Niort, piccola cittadina che accoglie per la prima volta il tour. E sul lungo viale di Niort divampa la volata. Il formidabile spunto di Magni piega tutti gli avversari. E la quarta vittoria italiana passa alla storia del 37° tour. Ancora una volta la potenza di Magni ha trionfato e Binda è vicino al suo pupillo. Quasi 80 corridori ingrossano il gruppo che giunge ad 1 minuto da Magni. Bartali è tra essi. Al nostro campione la corsa offrirà ancora la possibilità di far valere i diritti.